Il monumento simbolo degli Stati Uniti d'America si chiama La Libertà che illumina il mondo, ma è da tutti conosciuto più semplicemente come la Statua della Libertà. Ideata dall'intellettuale francese René de Laboulaye, fu realizzata dallo scultore Frédéric-Auguste Bartholdi in collaborazione con il celebre ingegnere Gustave Eiffel. Venne costruita in Francia e spedita a New York, dove giunse il 17 giugno del 1885, per essere collocata sulla piccola isola Bedloe, poi ribattezzata in suo onore Liberty Island. La struttura è alta 93 metri ed è visibile fino a 40 km di distanza. Le sette stelle sulla corona della statua rappresentano i sette mari e i sette continenti, mentre sul libro che tiene in mano è incisa la data del 4 luglio 1776, giorno dell'indipendenza americana.